Michele Placido in Viva l'Italia è un politico che a un certo punto comincia a dire la verità. Comincia a dire la verità perché gli accade un incidente sessuale, di carattere sessuale, naturalmente siamo nell'ambito della commedia, e da lì però si scatena una serie di situazioni che mette a soqquadro tutta la sua vita precedente, come uomo politico, come padre di famiglia, come marito, e se ne vedranno delle cotte e delle crude. Però è anche un film che diverte, sì, però fa anche riflettere su quella che è stata la politica italiana negli ultimi anni, mi pare. Lui fa un sermone sulla Costituzione alla fine. Sì, sulla Costituzione italiana, che è una delle cose più belle, no? La nostra Costituzione, che però un po' è stata tradita, un po' viene fraintesa, ognuno di questa Costituzione ne fa quello che gli pare.